Eccoci qua, buon venerdì sera, per quanto possa essere buono un venerdì successivo a una eliminazione di Coppa Italia. Capisco la disperazione dei cuori viola, però lo studio di questa sera, la trasmissione di questa sera non potrà non essere fonte di interesse, perché il livello qualitativo, come sempre del resto, è estremamente alto. Stefano Ballerini, Firenze. Buonasera, ben ritrovati. Ben ritornato, eh? È stata durissima. Male. Gabriele Caldierone, labaroviola.it. Ciao la Gabri. Ciao a tutti, buonasera. Bentornato anche a te. Grazie. Avete fatto forca nelle ultime l'ultimo venerdì. È un piacere ritrovare l'ala sinistra dello studio splendente in Gaia Simonetti. Ciao Gaia, ciao, ben ritrovata. Buonasera, ritrovo un grande amico, grazie Giorgio. Altrettanto per me, Riccardo Silvestri, responsabile comunicazione Pisa buonasera, Calcio. Ciao Ricky. Buonasera. Gaia Simonetti fa vivere l'ufficio della comunicazione della Lega Pro. Greta Beccaglia dalla parte e dalla postazione News Email. Ciao Greta. Ciao Giorgio, per interagire con noi a tuttogol@toscanatv.com tramite SMS e WhatsApp al 342 19 71 871. Caro Stefano, eccoci a te. Ripartenza o De Profundis? Il titolo di uno dei quotidiani o De Profundis. Dovrà essere inevitabilmente una ripartenza. Però è chiaro a questo punto che il mondo viola si era dato appuntamento ieri sera al termine di Atalanta-Fiorentina, comunque fosse andata. Adesso la risposta è stata purtroppo una negativa. Game over completo. Si rischia di andare incontro al peggior piazzamento, credo, dell'era della Valle, a parte quell'anno in cui ci invischiarono nella lotta per la retrocessione dal Calciopoli e quant'altro. Pertanto credo che sia doveroso e giusto che la proprietà della Valle, io l'avevo detto in tempi non sospetti, specialmente da questo proscenio, che è giusto che la società della Valle, chiami una conferenza stampa, una maxi conferenza stampa a Firenze e dichiari il prossimo percorso, i prossimi obiettivi, la rifondazione di un nuovo ciclo triennale per quello che sarà l'avventura di Montella, che hanno richiamato loro, e ci spieghino che cosa possono aver promesso a Montella per fare venire a Firenze, perché Montella, senza una promessa importante, non credo avrebbe mai scelto di venire a Firenze, anche se Firenze è stata il suo unico triennio importante, quattro anni di Europa League, il primo anno addirittura sfiorando la Champions. Visto che si contavano gli esoneri di Pioli, è bene cominciare a contare anche gli esoneri di Montella, che sono stati tre di fila. Sì, esatto. Sì, anche lui ieri sera ci ha messo del suo nella partita. Sì, non c'è stato quasi nemmeno verso, perché tre domande in fila e via. Mi riferivo a errori tecnici nella partita. No, non c'è stato bisogno di chiedere. Ma per forza, quando uno sa di avere sbagliato, va via alla svelta. Cinque minuti scarsi di conferenza, che per onestà di cronaca vi proporremo in chiusura di trasmissione, perché noi il nostro mestiere di cronisti lo facciamo. Il mestiere di cronisti è di proporre le cose che succedono, poi ognuno tragga le poi ti dica opinioni. Quello che io in tribuna quando ho visto, hai detto, ma televisivamente parlando si possa dire no, ti ricordi quello che quella scenetta che mi permisi bellissimo di fare qui, gol di Muri, stesso gol, stesso hai minuto, fatto la stessa porta in stampa. No, ho un po' esultato, poi anche ho chiesto scusa perché mi sono agitato parecchio. Però il problema è inizi il secondo tempo dove hai solo un risultato e sei ancora 1-1, per cui il primo che segna se l'ha in canala, Levi Benassi, appena sbaglia il gol e ci metti Vlahovic e lo tieni fino in fondo. Se ti vuoi giocare questa partita. Io non capisco assolutamente niente, ma non voglio monopolizzare la discussione. Nemmeno io. Era quello secondo me l'errore di Montella ieri sera clamoroso è stato uno, mettere Chiesa dove è stato messo, perché non l'hai mai avuto. Al di là poi degli atteggiamenti dei giocatori che secondo me ieri sera non hanno fatto quello che dovevano fare, ma questa è un'opinione. Vai in vantaggio dopo un minuto e mezzo, sfiori il 2-0 di testa di Chiesa, Stefano, che fa la barba al palo così, Stefano, gol di Veretout. Stefano, no, ascolta, mancato. Io sono uno vecchio, quando una partita del genere mi arriva e sono un giocatore, io aro l'erba con i denti. A questo assolutamente. Aro l'erba con i denti. Assolutamente. Non cammino come hanno camminato due terzi dei giocatori della Fiorentina ieri sera. E non me ne frega nulla che Pezzella a fine partita dica noi ci mettiamo la faccia. Mettici i piedi prima.
il gol, le tre occasioni, poi mi chiedo, perché giusto anch'io, però l'ho vissuta lì, forse vai 1-0, sfiori il 2-0, sfiori il 3-0, alla prima azione atalantina, la prima, palla dentro, nemmeno un fallo, però la pedata sul piede gliela danno, calcio di rigore 1-1, la partita è finita. Certo. Lì. Comunque crei tanto e devi finalizzare, ma se non finalizzi... Sì, d'accordo, però tu pensa nella mente dei giocatori. Da quello che poteva essere a quello che è stato. Sull'1-1 io vado e faccio un altro io gol. Io penso che è una grande occasione e te la devi giocare in tutti i sensi. Hai ragione, e è proprio lì, poi devi entrare nella mente dei giocatori. Non per svoltare la stagione, perché ne va di tutto, del tuo prestigio, ne va del fatto anche del ranking della Fiorentina, dell'Europa, perché da lì era l'ultima porta per entrare assolutamente, in Europa. Assolutamente. Quindi lì dai veramente il mille per mille. Assolutamente. Davanti a un Atalanta, d'altronde noi siamo niente. In tribuna, loro sono in campo e poi la partita va in una certa maniera, raccontaglielo che poi avrebbero dovuto far così e poi magari ma anche per i 2200 fiorentini, insomma, che hanno preso acqua, hanno botte, preso acqua, botte, insomma, un viaggio interminabile, insomma, sono tante cose. Gabri, ma lascio Riccardo per ultimo perché come sempre il nostro casco blu in questa situazione equilibratore. No, beh, diciamo che siamo ritornati un attimino nell'apatia che ci aveva contraddistinto prima delle dimissioni di Stefano Pioli. Se andiamo a analizzare la partita, sostanzialmente la chiave è all'undicesimo minuto. Veretout si fa quella cavalcata, sbaglia il gol e poco dopo arriva il rigore proprio sul primo capovolgimento di fronte dei bergamaschi. C'è da dire che da questo punto, da questo momento bomba libera tutti, nel senso che da ora... Requiem o ripartenza? Da questo momento... Di profondi, se non volete usare un troppo, no, beh, io, troppo esagerati, o ripartenza. Ti uso bomba libera tutta anche per dare l'idea della deflagrazione appunto dell'ordigno, proprio perché io... Auguri, 5 partite, sono curioso di vedere che succede dal partire da lunedì, se è bomba libera tutti. Tra l'altro capito? Il Sassuolo è a meno 2 dalla Fiorentina. Sì, ma quello Sassuolo, ti dico la verità. Sì, ora io tu hai già vinto la tua scommessa con il Cagliari davanti, Ragazzi, cioè, no, io non tu sono l'avevi nessuno, detto, ma te lo dico io. Sensazioni, l'avevi detto, Cagliari-Fiorentina, il Cagliari arriva davanti alla Fiorentina, pum. Cagliari davanti alla Fiorentina. Chiudo il cerchio dicendo che a questo punto io fossi in Vincenzo Montella direi bene. Mi dimetto. No, da questo momento comincio a lavorare per il prossimo anno. Sarebbe una falsa, Giorgio, va bene tutto e va bene niente. Sotto c'è qualche cosa che ce lo dicessero. Ehi. No? Con Gnigni. Gnigni. Alla tavola rettangolare massonica, ma carbonara. Non ti va giù quella tavola lì. No, non è che mi... Cognini disse delle cose, ma non si potevano riportare. Non si potevano dare due punti aperte virgolette. Io però, siccome mamma gli orecchi me l'ha fatti buona, la mente ce l'ho ancora attaccata, ho 61 anni, non sono ristranito. Come sei giovane, beato te. La società è pronta a comprare due grandissimi giocatori. Perfetto. Di alto lignaggio. Certo. Calamai disse tipo Gomez e Rossi, non propriamente come Gomez e Rossi, ma due giocatori di alto profilo. Con la società che è pronta a fare un'uscita anticipata di cassa sperando di poter rientrare nel minor tempo possibile. Mario Cognini. Bene. E fosse per noi Pioli sarebbe già confermato. In un mese e mezzo è cambiato tutto. Hai detto, ci hai riconvocato per dirci no. Signori, abbiamo sbagliato. No. Risettiamo tutto, facciamo un reset, pigiamo il tastino. Rewind, e annulliamo tutto. No. Programmiamo le prossime verità. È arrivato Montella, dici cosa c'è sotto. Questa domanda la giro paro paro a Riccardo Silvestri. A, perché in parte è dell'Inter o della Juve, domani sera c'è Inter e poi parliamo di Juve. B, perché comunque dei quattro è l'unico uomo di campo vero lavorando sul terreno di gioco materialmente. Allora, Juventus eliminata dalla Champions, arriva il presidente Agnelli, dice si va avanti con Allegri. Ti saresti aspettato, o secondo te era logica, una presa di posizione societaria, qualunque essa fosse, dopo l'eliminazione di ieri, che vuol dire bomba liberi tutti, tutto quello che è, oppure da esperienza diretta è meglio in questo momento tacere? Secondo me in questo momento puoi prendere una posizione diretta se ce l'hai. È drammatico, se non aver detto nulla vuol dire non avere una posizione, è drammatico. No, o magari è qualcosa che in questo momento non puoi comunicare. Ma no, non puoi comunicare perché magari in questo momento non è producente comunicare. Perché in questo momento magari ci sono delle cose ancora da sistemare.
la Juventus ha confermato Allegri, 2 volte su 3 Allegri va via. Però in quel momento era sì, per dire punto. La Juve è l'unica società in questo momento italiana. Anche in questo non riusciamo a testare. È l'unica società italiana che ha le idee chiare per i prossimi 5 anni. L'unica. E ha questo grande vantaggio. Le altre vivono sul momento. Secondo me la Fiorentina ha vissuto malissimo. Cioè la Coppa Italia, secondo me, da essere vista da esterno, da essere un'occasione irripetibile, da essere qualcosa che poteva essere appuntato sul petto, è diventato un boomerang tremendo. Perché nel momento in cui, andando ad analizzare il cammino della Fiorentina, semifinale di Coppa Italia, occasione, tracollo. E il tracollo è iniziato la sera di, del 3-3 con l'Inter. Non lo dico perché ho seguito la partita. 24 perché la, quella giornata di campionato l'Atalanta va a Torino e perde 2-0 perché giocava, aspettava di giocare la semifinale di Coppa Italia. La Fiorentina invece giocò con l'Inter guardando al quarto posto, che era un obiettivo irrealizzabile. Ma non è realizzabile. Questo è uno degli errori imputabili in modo abbastanza. Ma non è realizzabile, non me ne vogliano. No. È realizzabile perché se è un obiettivo difficile per il Milan, è un obiettivo difficile per la Roma, non può essere un obiettivo per la Fiorentina. Gaia e Gabriele, visto che cominciate tutte e due per la G, mi spiegate il mistero Gerson? Che mistero? Ma diciamo ancora non l'abbiamo visto. Manca 5 partite alla fine della stagione. Perché deve giocare sempre? Ora, il perché deve giocare sempre ovviamente va chiesto forse a chi siede in panchina. Sì, prima a Pioli, oggi lo chiediamo a mister Montella. Però ecco, ogni volta che viene chiamato in causa e non c'è ancora, mai fatto una partita, una. Sì, ancora appunto non ci ha fatto vedere se qual è il vero giocatore, se è quello dei tempi della Roma, se appunto è questo. Ovviamente, come tu dicevi, la partita di ieri, che potrebbe essere De Profundis o Game Over, come vuoi titolarla, la sostanza non cambia, deve servire per cominciare a pensare a che tipo di Fiorentina tu dai ragione, creiamo. Montella dice voglio capire chi è, io che ha voglia, perché le parole sono da studiare. Sì, ha detto, sì, ce l'ho proprio qua. Mi piace lo spirito della squadra, hanno voglia di lavorare, bisogna essere più maliziosi. Ora dobbiamo assorbire questa delusione perché ci siamo andati vicinissimo e ce la potevamo fare. In questi giorni ho necessità di vedere chi ha voglia di mettersi in mostra. Chi ha voglia di mettersi in mostra. Queste sono le parole. Chi ha voglia di essere. Però, secondo me, questa dichiarazione, analizzando questa dichiarazione, la trovo non aderente alla realtà vista ieri. Perché ne parlavamo poco fa. Inizia, giustamente, faceva l'esempio, inizia il secondo tempo 1-1, una squadra che ci crede, cioè, io ho visto la partita da osservatore dell'ONU, come dici te, non ho mai avuto la sensazione che la Fiorentina credesse e riuscisse a mettere in difficoltà l'Atalanta. L'Atalanta ha giocato con 2-3 giocatori che erano in campo quasi per onor di firma. Una delle più brutte partite che l'Atalanta potesse fare. Tant'è che nel computo delle occasioni, se ne andiamo a contare, il bilancio pende dalla parte viola. Che è un aggravante. Assolutamente. Vuol dire che ha concesso anche di più l'Atalanta. Ieri sera, ti giro questa chiave di lettura. Cioè, secondo me se l'Atalanta ieri qualcuno la metteva in difficoltà. La batti. Dovevi avere la voglia di mettere in difficoltà. Ha iniziato i primi 10 minuti fino a 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 45, 55. Quei primi 10 per tutta la parte. Cosa succedeva? Succedeva. Esatto. Tanto il gol prima o poi lo pigli. Farne uno più, ieri sera hai fatto uno, hai sfiorati due. Ci provo, li spavento, provo a fare qualcosa. Devi finire con una lingua per terra. Bravo, così, poi... bravo. E Raffaello ieri sera ha detto: sono usciti con la maglia bagnata perché pioveva. Assolutamente. Questo il motivo dell'arrabbiatura primaria. Vedo che io ho fatto caso. Vedo che molti, per non dire tutti, Pioli aveva colpa, no, Montella colpa, sì. Cognigni, Corvino, Freitas, il magazziniere, il fatto che... Ma a questi che vanno in campo e che ieri non hanno fatto nulla. Nulla non è vero, hanno fatto partita... Stefano, sì, poco, ribadisco, Mauro Bellugi, che tutti conoscete e che è stato un giocatore di calcio, ha detto certe partite non vanno preparate. Certe partite, pigli 11 maglie, le metti sul tavolo dello spogliatoio e vedi chi esce. Perché quelli che escono con le maglie addosso hanno
gli attributi per andare e fare la partita che devono fare. Ieri sera non mi sembra che ce ne siano stati sette nella Fiorentina. Cerco con di questi fare attributi. Un ragionamento più ampio proprio su questo. Neanche sette, tre. Okay. Mi fermo a tre. Muriel, che ha giocato una signora partita, forse uno dei più, se andiamo a vedere i 90 sì. minuti, finché ha avuto fiato è stato continuo nella partita. Chiesa, solamente per il discorso che ha corso ovunque, ma ha sbagliato scelte, ha sbagliato contropiede, ha sbagliato passaggi, però Chiesa non bisogna assolutamente dire che non ci ha messo l'anima. Però ha sbagliato la partita sì, della vita, doveva caricarseli sulle spalle sì, e portarseli via tutti e non l'ha fatto ieri sera. No Giorgio, però se mi dici la maglietta bagnata, lui stai tranquillo, quello quello la fa. E poi ci metto, Milenkovic. Anche se a me non, Milenkovic, perché nelle ultime giornate non era stato così positivo. Ieri mi è sembrato il migliore della difesa. Detto questo e assodato questo, da qui il mio bomba libera tutti è su un altro ragionamento. Siccome Montella sarà il prossimo allenatore della Fiorentina nella prossima stagione, questo è sicuro, 100%, 1000 per 1000, da stamani lui deve lavorare in virtù della prossima stagione. Che vuol dire? Montiel, Vlahovic, Beloco, chi gli pare a lui, fare esperimenti dalla prossima giornata in poi. A questo punto, tanto arrivare undicesimo, dodicesimo, non mi cambia niente. Se il futuro della Fiorentina deve architravarsi su Montiel, Beloco e compagnia. Però cantante. In questo momento il mercato è chiuso. Allora vuol dire che già da adesso, diciamo, l'anno prossimo facciamo aspetta, 41 punti. Aspetta. Ci devono dire chi sono i pezzi che tu dai via per ricreare ora un nuovo progetto. Ora ha ragione Riccardo, ora non te lo diranno mai. Esatto. Non te lo diranno mai, cosa aspetti? Cioè, su che cosa? Non è se loro in questo momento dicono Chiesa, Chiesa sul mercato, do dei prezzi invece per autorizzare, tra virgolette, Chiesa a provare i giovani della primavera, i migliori, per vedere se si meritano di essere portati perlomeno a Moena e la società possa farci conto, devi altrettanto dichiarare per come e per cosa hai chiamato Montella a Firenze e lui per come e per cosa ci è venuto. La prima domanda c'è un discorso a cui va dato un perché. La prima domanda però, prima del perché, è dove vuoi arrivare? L'anno prossimo dove vuoi arrivare non si sa, devi ricreare un progetto dove... Prima di arrivare a pensare alle pedine, devi creare l'infrastruttura, l'intelaiatura. Se io voglio arrivare qua, a seconda di dove voglio arrivare, prenderò le pedine più giuste. Se voglio fare la 24 ore di Le Mans, riempio l'osservatorio. Qual è l'obiettivo per il prossimo anno? Non si sa. Cioè, non credo sia rimanere fuori dall'Europa per 3 anni di seguito anche il prossimo anno. Ma saranno anche 5, perché da questo progetto che viene messo in dismissione, via tutti. Ieri Percassi, oltre a complimentarsi con Gasperini, perché dice anche io gli ho settimana, è un grande, ho detto, complimenti, ha detto mister, qui dall'Atalanta non si muove nessuno. Quindi vuol dire che lì c'è un progetto di base dove si costruisce, si è costruito, l'intelaiatura funziona e da lì si riparte. Gaia, tu hai ragione a dire questo. Lui deve proteggere. L'Atalanta è una società con la S maiuscola, laddove la Fiorentina purtroppo adesso è una società con la S ben minuta. Però Gabriele sta dicendo una cosa molto vera. Percassi protegge il valore dei propri giocatori e la posizione attuale per raggiungere l'obiettivo, quale non si sa, ma stai tranquillo, se non fanno la Champions, perché ci sta che non arrivino quarti, lui comincia a fare qualche, giustamente, enorme plusvalenza, perché altrimenti chiederebbero rinnovi di ingaggio allucinanti, giustamente, a ragion veduta, e con il lavoro di Sartori, che secondo me è il numero uno in Italia. Bravo. Però intanto giocano a memoria, hanno una grande squadra, ma Ilicic illumina tutto. Però c'è anche una questione di piazza. Di piazza. Sì, ne parliamo subito dopo la pubblicità, sentiamo anche da casa, buoni tutti. Bravi. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia, ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra, metto la mia energia per dare valore alle imprese, accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra, energia al futuro. Avevo sete.
Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Sustenium, oggi? Vediamo, energia e ritmo un po' giù. Prova nuovo Sustenium Bioritmo 3 multivitaminico. Bioritmo 3? Tre fasi a rilascio ritmato. Primo rilascio favorisce il tuo metabolismo energetico. Secondo rilascio favorisce la tua funzione cognitiva. Terzo rilascio aiuta il tuo sistema immunitario. Anche per donne oltre 60. Sustenium Bioritmo 3 multivitaminico. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWorld, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Anche quest'anno scegli di destinare il tuo 5 per 1000 a sostegno dei progetti della Humanitarian Help for Poor People Onlus. Da più di 15 anni l'associazione e i suoi volontari portano aiuto sanitario e non ai bambini orfani in India, Brasile e Africa. Sostieni Humanitarian Help for Poor People. Aiuta i bambini più poveri del mondo con il tuo 5 per 1000. Abbiamo l'orgoglio di presentare in queste immagini una parte dei prodotti che la nostra azienda realizza artigianalmente con la stessa passione da più di 35 anni. BRG Illuminazione, dal classico al moderno. Luce che arreda. Fabbrica ed esposizione a Rufina, via Pablo Picasso 20. Showroom a Firenze, via Poggio Bracciolini 42 44 46. Hai bisogno di assistenza per il tuo 730? Rivolgiti a 50 più CAF per la tua dichiarazione dei redditi. Penseremo noi a certificare la correttezza dei dati inseriti, apponendo il visto di conformità che ti permetterà di beneficiare di tutte le detrazioni e deduzioni fiscali che ti spettano, sollevandoti da ogni responsabilità. 50 più CAF è presente su tutto il territorio nazionale e anche nella tua città. La Fondazione Sandro Pitigliani Onlus, con il suo sostegno economico al Dipartimento Oncologico dell'azienda USL 4 di Prato, ha consentito negli ultimi 35 anni il perfezionamento dell'assistenza nel comprensorio e la creazione di un avanzato centro di ricerca per lo studio del cancro e il sostegno ai pazienti e ai loro cari. Nella prossima dichiarazione dei redditi, destina il 5 per 1000 alla Fondazione Sandro Pitigliani. Aiuta la ricerca applicata nella tua città per regalare un sorriso di speranza. Eccoci nuovamente in diretta. Guy, a Greta, per cortesia, che succede stasera? Niente notizie, solo opinioni, eh? Assolutamente, mi pare arrivano che tantissimi. Sia il caso di dare un po' di stura a casa. Tanti messaggi. Allora, per quanto riguarda la partita di ieri sera, Muri è l'unico sufficiente. Quello che ha giocato peggio di tutti è La Font, ma com'è possibile che un portiere prenda un gol come ha fatto La Font ieri sera? Altri commenti riguardo Della Valle, via Della Valle, Emiliano da Montale e via Corvino. Mentre Luciano da Empoli ci scrive: soldi spesi male, La Font, Benassi, Simeone, Ugo, Norgard e solo questi sono costati 50 milioni e meno male che Gerson e Piaca non sono solo in prestito, altrimenti eravamo a 100 milioni buttati via. Corvino è l'ora di andare in pensione. E poi un'altra domanda, sì. Se secondo voi Gerson è da riscattare o no? Non c'è il diritto di riscatto, quindi via. Per rispondere al telespettatore non c'è, è un prestito secco, quindi cui... lui al 30 giugno a livello di tesseramento tornerà in carico alla Roma. È meglio un pallino. Belocco è pronto, però, oggi Belocco è pronto. Vi dico però, da fonte non certa di più,
che è un pallino assoluto di Corvino. Gli piace tantissimo. Però mai si... Oggi cosa è successo con la Primavera? È successo vinci 2-0 con la Juve, ti riporti in previsione di recuperare la gara con la Roma del 1° maggio a 2 punti dalla zona qualificazione immediata per le finali Primavera. Al 92esimo vinci 2-0, tra il 92esimo e il 93esimo e mezzo la Juventus 2 tiri, 2 gol, finisce 2-2, rischiamo di perdere 3-2. A questo punto, anche se vinci con la Roma e recupero, non arrivi a prendere l'Inter, la Fiorentina, a meno che il calendario, che per l'Inter è una montagna troppo alta da scalare, come disse Buonvenditti, se la Fiorentina è brava e scaltra ce la può ancora fare, se l'Inter scavalla 2 dei 4 impegni che c'ha, il secondo posto non lo vediamo mai, andiamo a fare i playoff per andare alle finali nazionali. Greta. Giorgio Gianfranco ci scrive per te. Micheletti, se ricorderà, aveva detto che la Fiorentina doveva raggiungere i 42 punti per essere tranquilla. I giocatori oggi, salvo Chiesa, sono solo dei mercenari e quindi non può pretendere che strappino l'erba con i denti. Riguarda la sua affermazione. Potrà anche essere vero che, essendo mercenari, non possono strappare l'erba con i denti. Però io, questo è figlio della mia età e del mio modo di fare sport e del mio modo di fare sport con il quale sono stato allevato. Quando sei in un momento in cui devi mangiare l'erba per far vedere chi sei, se sei un uomo mangi l'erba, se no c'era una volta un vecchio film che diceva che sei un quacquaraquà. Per me ieri buona parte di responsabilità sta sulle spalle di quelli che sono andati in campo, buona parte di responsabilità sta in Pioli, che ha sbagliato la partita dell'andata facendo giocare contro Ilicic come si è giocati. Però ricordatevi, poi faccio parlare lo studio, che comunque non esiste allenatore che cambi una squadra. È una squadra che cambia la vita dell'allenatore. Non c'è mai un allenatore che possa influire sull'andamento di una squadra. Mai. Se hai giocatori buoni, vinci. Se hai giocatori acqua e sapone, ti lavi il viso. C'è nulla da fare. Faccio una piccola considerazione e poi tacerò. Avete notato una cosa? L'Atalanta ha speso tantissimo nella partita del San Paolo contro il Napoli, col quale ha vinto 2-1, e ha riposato 2 giorni in meno. Sì. Quella stanca sembrava la Fiorentina. Certo. Vogliamo anche dire che L'Atalanta il discorso... L'Atalanta ha detto niente di questa cosa? No, ha detto qualche cosa, però dice quando vinci passa via. Sì, tu, vabbè, chiaro, perfetto. Però dico, finale la Fiorentina, e chiaramente è vero, Pioli, non l'abbiamo mai detto, la Fiorentina a livello di preparazione, anche in inverno, il richiamo che era stato fatto, negativo al massimo, perché i risultati sono questi, la squadra è sulle ginocchia. Allora, anche per questo mettiamo i giovani. La squadra più giovane, comunque, l'Atalanta. L'Atalanta sono anche momenti nel calcio. L'Atalanta sta vivendo un momento adesso. Vabbè, se si mettono a produrre cappelli, nasce la gente con 2 teste. Lo diceva sempre Pecci. Sì, quando è anno. Perché io sono convinto che l'11 dell'Atalanta, che gioca bene, li prendi 1-1, li metti in altre squadre e sono invedibili. Sono i famosi giocatori di metodo. Esatto. Sì, cioè, io, avendo visto ieri Zapata, pensate che Zapata ha fatto 18 gol. Sì, le cose sono due: o il campionato italiano ormai bisogna chiuderlo e dopo aver visto le semifinali di Coppa ci può anche stare o pensavo tu fossi contento di sapere che l'anno prossimo gioca nell'Inter, di vederlo, pensavo che tu fossi come quarta punta, ma si dice anche come titolare. Bisogna che Zhang faccia la dichiarazione che si diceva prima anche della Fiorentina, cioè Zhang viene e dice: signori, allora l'Inter adesso l'obiettivo è l'Europa League, se ci va bene qualificazione Champions, allora può giocare Zapata titolare nell'Inter, se no... Posso dire una cosa, ieri l'Atalanta sarà stata anche sulle ginocchia per dopo Napoli, hanno giocato in 16, c'era uno stadio, io devo dirlo, leggete il mio commento sul sito della partita, uno stadio così bello io non l'ho mai visto. Loro sono una grande piazza. Io sono rimasto in tribuna fino a che non sono dovuto scendere perché ero rimasto esimo uno, perché se è andato in sala stampa l'intervista a Montella, Gasperini, quelli ancora in curva a cantare. Sono uscito fuori dallo stadio con i tifosi viola che stavano scendendo le scale per andare nei pullman e quelli stavano ancora a cantare, era mezzanotte e passa e non se ne andava via nessuno. Vabbè, però se uno stadio noi, di una finale. Bellezza. È il discorso che dicevo prima, sono Bergamo ora è una piazza positiva e propositiva. Sì, non se ci loro sono perdono, grosse pressioni. No, se loro perdono la finale di Coppa Italia e arrivano quinti,
Gasperini rimane un fenomeno e sì, gli 11 giocatori sono da tutte storia, le piazze infatti, sono così. In questo senso Firenze è una piazza molto più difficile, Roma è una piazza molto più difficile, Roma è stato messo in croce di Francesco che ha fatto una semifinale di Champions. La Roma in 200 anni di calcio ha fatto due semifinali di Champions nella sua storia e una l'ha fatta di Francesco. Con Francesco, a Roma mettono in croce un centravanti come Edin Dzeko che nella Roma si fa fatica a trovare giocatori che hanno fatto quei gol lì e di quella qua, però lo massacrano. La situazione della Roma la metti a Bologna e Bologna vivono un sogno e purtroppo... Vabbè, se pensi che viene messo in discussione comunque l'operato di Allegri che ha portato la Juventus stesso a un record ennesimo con l'ottavo scudetto consecutivo, sebbene l'abbia vinti lui. Vogliono Guardiola, speriamo. Così si riapre il campionato italiano. Lui ne ha fatte due di finali di Champions. Quattro anni. No, rispettalo. Cioè, leggo di Guardiola. Una partita col Bayern che se andavi in semifinale vincevi. Il cuore nel bidone della monnezza. Gaia, che succede adesso allo stadio? Lunedì sera? Perché bisogna... Allora, ieri sera... Ormai è andata, finito e non ho ancora capito se siamo. Gli strascichi ci saranno. Non ho ancora capito se siamo alla ripartenza, per cui va visto tutto in positività, o se siamo al de profundis, per cui la negatività ce la portiamo dietro ancora. Ma io di positivo non ci vedo. I tifosi, secondo te, come stanno? Ma la delusione. Cosa chiedono? Fammi la maga. Lunedì sera con il Sassuolo, 5.000 spettatori, zero paganti. Firenze non abbandona la squadra e ovviamente la delusione è cosciente, per quello che abbiamo visto, sì, questa la Fiorentina, insomma, come tu dicevi, quest'anima che non doveva venire fuori anche a Bergamo, ti giocavi la stagione, ti giocavi un po' tutto, ma anche per rendere anche insomma gloria a questi tifosi che sono andati appunto a Bergamo. Io però non credo che Firenze abbandoni la squadra, però Firenze comincia a chiedere il conto, o perlomeno a dire dove vogliamo andare. Già lunedì sera potrebbe essere l'occasione, se le cose non vanno bene? Sì, se le cose non andassero bene. Ora io mi auguro di no, anche perché insomma la Fiorentina si deve svegliare, insomma non può essere un letargo, oppure non può insomma permettersi di sbagliare un'altra partita, insomma da Frosinone in là insomma non c'è stata una partita, piccoli segnali ma piccolissimi, flebili contro il Bologna, bene il primo tempo contro la Juventus, però appunto i punti poi non sono arrivati, quindi ormai il campionato non ti dice più niente, è anonimo da tante giornate per la Fiorentina, quindi o è il periodo degli esperimenti, però bisogna anche capire che tipo di esperimenti legati a che progetto vuoi portare avanti, però ecco io credo che i tifosi ora vorranno chiedere dove vogliamo andare, 3 anni senza Europa. Voglia di aspettare la fine del campionato, secondo te? Pretendono delle risposte? Già credo oggi ci sia stata una prima richiesta, un primo passaggio da parte del tifo della Fiorentina per cercare di capire insomma questa situazione. Ho la sensazione che lunedì non sarà una serata facilissima. Vi do una drittina. Oggi nella primavera non c'era né Montiel, né Vlahovic. Credo che siano aggregati alla prima squadra e credo che lunedì sera giocheranno tutti e due. Bella cosa. Io sono contento. Comincia a mettere subito. Bene. Occhio alla partita. Quindi non sarà una serata facile per il discorso, tu dicevi te, appunto, dei tifosi. Sì. E più anche in campo, perché il Sassuolo con De Zerbi non è che sia una squadra non ostica. È una partita che interessa molto più il Sassuolo. Ma De Zerbi ha detto voglio arrivare prima della Fiorentina. Due punti da cavarsi anche lui. Certo, ha detto io voglio arrivare prima della Fiorentina in classifica. E questo gioca a favore della Fiorentina. Sempre, perché quando i presuntuosi parlano troppo, poi alla fine pagano. De Zerbi ce l'ha questi voti. Un po' presuntuoso. Montella qualche anno fa. Bravo Gabri, bravo, è un paragone che ci sta. Montella qualche anno fa con De Zerbi, ci sono molte similitudini, sì, con la differenza che De Zerbi, che Montella non ha subito i trattamenti dei campi del sud che invece ha subito De Zerbi, dai quali dovrebbe aver tratto qualche insegnamento. Dalla Serie C è venuto, infatti, sembra che non ne abbia tratti neanche mezzo. Vabbè, comunque anche Montella aveva il Catania, dai, qualcosa ha visto. Vabbè, Greta. Riguardo alla partita di lunedì sera, un telespettatore ci dice: pronostico per me è 0-2 per il Sassuolo. Ecco, sempre l'ottimismo che impera sovrano. E in più anche le probabili formazioni su Viola News, se volete ve le dico, per quanto riguarda Fiorentina-Sassuolo. Troppo presto. 0-2 Stefano, quoti? Ho detto testè, sovrapponendomi e sbagliando,
ho detto attenzione, avevo detto la stessa cosa col Frosinone e purtroppo è diventata realtà, l'avevo detto col Torino e manca poco Cipiglio. Non ti aspetti, è una partita. Non ti aspetti, ti aspetti zero reazione da parte dei giocatori lunedì sera? Allora, intanto gli dico 5.000 spettatori, anche se mi arriverà il foglio spettatori presenti, 21.056 gli abbonati che non ci sono. E poi è una partita che interessa più il Sassuolo, che ha da cavarsi due punti per mettersi definitivamente salvo, matematica salva alle spalle. E bisogna vedere con che bioritmo gioca. Gioca 3 euro su un segno. X2. No, X pieno. Che sei X pieno. Si va sul 17esimo pareggio stagionale, alla rincorsa del 18esimo si fa il record. Il record della Fiorentina. No, io sono per abbiamo un record. Ma penso come uno. Oh, ci deve essere la svolta, se no. Infatti, cioè, no, ma quello serve dice nulla. Uno è della vita, nel senso, se l'avversario te volevi questo sprint, ci vorrà insomma, no? Bomba libera tutti. Vai. Vedi? Le due anime della, si ritrovano. A proposito di due anime, domani sera c'è un ex partitone. Sì. Inter-Juventus. E i fu il derby d'Italia una però volta. Però c'è il cuore che palpita, eh? Partita che... No, il mio. Purtroppo non ha più... Sentito subito. Purtroppo... Cioè, no, ma non per lui mi sta anche simpatico. È strano che un fiorentino dica forza. Voglio che l'Inter e il Milan non facciano la Coppa Campioni e se possibile anche la Roma. Perché se c'è una verità alla fine. E chi ci deve andare? Noi si è pagato. Atalanta poi. Lazio. Juve e Napoli. Sì, così si va in Italia già. Va bene così. Voglio vedere con queste tre squadre fuori dalla Champions. Che cosa succede a livello di disciplina dell'UEFA su mancato rispetto? Voglio vedere che succede. Il problema è per il Milan. L'Inter ne esce a giugno dal fair play e ha già fatto una serie. Ma intanto non vai a fare la Coppa Campione e voglio vedere che succede. La Roma pure. Quelle, la Roma e Milan potrebbero avere problemi. L'Inter se ne va e voglio vedere che succede tu. All'Inter se buca la Champions anche lì bomba libera tutti. Il problema è che il calcio italiano... Cacetano senza l'Inter e il Milan. Il Torino, se vince due partite, batte il Milan, vince sì, quello dopo, è in Coppa Campioni. Il problema del calcio italiano nasce nel momento in cui la Juventus è rimasta da solo, non ha avuto più Inter e Milan, perché il calcio italiano all'estero è Inter, Juve e Milan. Sono queste tre le squadre che portano anche soldi che poi cascano a pioggia su tutte le altre squadre. Perché però c'è solo la Juve che porta e tiene soprattutto. Se ne arriva altre, il problema è che Inter e Milan... Ne portano né tengono. Non sono portati più noi, se ne hai portati più certo, noi l'Europa League, due finali, certo. Una semifinale. Ma l'Europa League finale, è una finale. L'Europa League è una sagra paesana sì, rispetto a. I punticini te li dà. Tu vai a vedere quello che hanno fatto altre squadre dell'Europa League. Di dico proprio al di là dei punti in classifica, di soldi delle televisioni e dei contributi UEFA, che sono quelli poi determinanti. Il problema è che Inter e Milan non sono a breve distanza dalla Juventus, sono anni luce di distanza dalla Juventus. E la partita di domani, secondo me, è una partita che parte già. L'Inter, se porta via un punto, fa un'opera d'arte. Perché l'altro la Juve ragione. Caricata a mille, è la partita che può, nell'animo degli juventini, e lo spogliatore della Juventus difficilmente sbaglia queste partite, può riscattare la delusione delle eliminazioni. Quelli famosi che escono, gli 11 uomini che hanno le maglie, escono perché sono quelli che fanno la partita. Loro sono col timbro. Difficilmente, ma hanno sbagliato la partita con l'Ajax perché ogni tanto e poi soprattutto perché mancava due dei tre fenomeni che hanno. Vabbè, hanno perché uno è Ronaldo, l'altro due come ha detto Lippi sono Mandzukic e soprattutto Chiellini. Hanno sbagliato anche in Coppa Italia perché hanno perso l'Atalanta. E chi non giocava? Giorgio Chiellini dietro. Perché il vero fenomeno della Juventus è Giorgio Chiellini. Bravi. Quando smetterà Chiellini sarà un problema enorme. Infatti loro stanno cercando un difensore centrale, ma il problema è che non ci sono. Nel campo italiano ce n'è 4-5, due ce l'ha l'Inter. Uno ce l'abbiamo noi. Ma non lo so. Milenkovic, centrale. Fra Milenkovic e Chiellini, io spero, gli auguro a Milenkovic di fare la carriera di Chiellini, ma ora c'è 12 categorie di differenza. Sì, d'accordo, però visto che l'età porta sì, a sperare che... Però ecco, è un giocatore che ora come ora lo prendi, lo metti nella Juventus, dopo due partite a Torino non lo fanno montare nemmeno sul pullman. Perché abituati a vedere Chiellini, Barzagli, Bonucci, assolutamente, ma questo da dove arriva? Assolutamente. Ma lo stesso Romagnoli del Milan, che è titolare nazionale, ma lo mette la Juventus a sostituire Chiellini, diventa un dramma. Però la Juve si presenterà in una partita dove ci avrà uno stadio intero che gli canterà la Coppa dov'è per 90 minuti. E questi giocheranno una partita che poteva essere
gli interisti hanno goduto di più che la Juve sia uscita dalla Coppa, però con la Juve che aveva la, poteva avere la semifinale di Champions ora, probabilmente quella era una partita che la Juve la giocava alla vogliamoci bene, ora la gioca per vincere. 0-0. Non lo so, l'Inter, io l'Inter leggo di segnali di rinascita, l'Inter onestamente mi sembra che non, la rinascita non ci sia mai stata, è un elettrocefalogramma piatto da 6 mesi a questa parte. Spalletti con la Juve ha vinto una volta sola, leggevo. A parte quello, ma vabbè, le statistiche insomma. L'Inter ha la difesa che è forte, e forse dopo quella della Juventus è la difesa più forte del campionato. Ha un centrocampo da metà classifica e un attacco forte con un giocatore solo che è Icardi. Gli altri due, uno lo sta rilanciando dopo averlo ammazzato che è Lautaro e l'altro non c'è. Ma Icardi c'è? Gioca Lautaro e non Icardi. Io ci credo poco. Io anche sulla vicenda Icardi mi sono espresso anche qui, Giulio, ti ricordi? Secondo me è stata gestita da cani, da tutti. La peggior società. Quando io dico cosa ho proprio sempre detto? La peggior società. L'Inter è la peggiore squadra e società dell'intero globo terracqueo. Infatti l'Inter gli servirebbe un uomo, il discorso che si diceva prima, quando uno deve presentarsi e dire qualcosa. L'Inter ha avuto Mourinho, quando ha avuto Mourinho o quando ha avuto Trapattoni ha vinto qualcosa. Quando ti mancano quelle figure è inutile anche andare a dire ci vuole qualcuno che venga a dire ma qualcosa. Perché Mourinho è più grande dell'entità Inter stessa. Sì, è un fenomeno assurdo. Lì non era l'Inter che giocava, era Mourinho che allenava. Mourinho ha preso quest'anno. Era Mourinho che giocava con 24 giocatori, di cui 22 erano stranieri, 23 erano Materazzi e 24esimo lo Toddo, che non hanno mai visto. Ma Mourinho quest'anno, il Manchester United, che è una squadra allo sbando, ha vinto a Torino. Sì, sì. Però dicevano che il problema era Mourinho. Hanno preso Solskjaer. Perso. Fuori. Che ha fatto 3 partite, sembrava un mix tra Vittorio Pozzo. Dobbiamo fermare Riccardo Pecchi e Riccardo Silvestri, perché quando entra nell'ambito di Mourinho. No, il Manchester United ha passato il turno col Paris Saint-Germain perché si è suscitato il Paris Saint-Germain. Fa male, no, come, fa dice, male. Come dice Vittorio Betti, lui ha i santini di Mourinho. No, non è santini. Ci sono delle, proprio la fotografia. Ci sono delle categorie la di calciatori, di allenatori, di dirigenti. Lui è e sono lì. Allora ti dico, siccome segnali arriverebbero che vorrebbero dismettere Spalletti, ma non so se hanno i soldi per dismettere Spalletti, che c'ha un contratto per i prossimi 2 anni da pagare. Costa 20 milioni dismettere Spalletti. Sì, esattamente. Vorresti prendere Conte, che non ne, no, che ne chiede meno, non meno di 10? Io Conte, sono secondo me non ci andrà mai me, Conte. Se possono fare, dismettono Spalletti in qualche maniera, svendono 3 o 4 giocatori, Icardi lo svendono per pagare Spalletti e portano a casa Mourinho. No, si fa un gioco malissimo. Il problema però è capire, secondo me il problema principale, l'Inter in questo senso è molto simile al discorso Fiorentina, bisogna capire cosa vuol fare Zhang. Perché se Zhang vuole, andiamo a comandare, se Zhang vuole numeri delle aziende alla mano, si presenta in Lega Calcio a Milano e compra tutto il campionato, compresa la Juve. Cioè ci mette le cocuzze e il cocuzzaro. Contro tutto e gioco io contro di me. Perché ha queste potenze, si parla del più grande impero d'Oriente a livello commerciale, economico, c'è entrato dentro anche altre realtà fortissime. Però bisogna capire cosa anche vuol fare. Qui. Aspettiamo per ora, notizie. Per ora hanno detto che bisogna aspettare il fair play finanziario. Aspettiamo finito notizie. Il fair play finanziario si capirà. Aspettiamo notizie da tutte le parti, voi non aspettate più che c'è la pubblicità. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Umberto ha il suo autista. Diletta tutte le mattine a chi la pettina. A Carlo viene servito il suo vino preferito. Diletta, Umberto e Carlo non sono né regina né re, tantomeno ricchi signori. Sono malati di Alzheimer, perdono la memoria e tutte le capacità cognitive. L'Alzheimer colpisce 800.000 persone in Italia e solo i familiari si prendono cura di loro. Tutti i giorni, tutto l'anno, perdendo la libertà. Non lasciateli soli. Sostenete l'Alzheimer. Non dimenticare chi dimentica. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alzheimer. Non ti costa nulla, ma per noi vale tanto.
Quest'anno fai come me, devolvi il tuo 5 per 1000 all'Associazione Giorgio Lapira di Prato, che gestisce dal 1984 i servizi di mensa e dormitorio per le persone povere. Devolvi il tuo 5 per 1000 all'Associazione Giorgio Lapira. Puoi trasformare la tua dichiarazione dei redditi in un atto di solidarietà concreta. Il Consorzio Il Borro opera dal 1999 nei territori di Firenze e Prato. Con l'assistenza domiciliare anziani, il Consorzio Il Borro offre supporto alle famiglie e alle persone che necessitano di cure all'interno delle proprie case, per ridurre gli stati di malessere cronico, migliorare l'autonomia personale e di vita quotidiana, favorire e migliorare le relazioni sociali. La vecchiaia è il nostro futuro. Trattarla con rispetto e riflettere su come renderla una fase di vita dignitosa è un bene per tutti. L'assistenza domiciliare anziani. Borro.it. Porcellotti Abbigliamento, Terra Nuova Bracciolini, Bibbiena e Arezzo. Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Lui è Pietro, adora il teatro ed è nato con una malattia metabolica. L'AMEC, Associazione Malattie Metaboliche Congenite ONLUS, ne promuove la conoscenza e la cura tutelando Pietro e tanti altri bambini come lui. Voglio dire, aiutiamoli, non lasciamoli soli. Giusto, Pietro? Sì. Pensate a tutto voi. Non fidarti delle brutte copie. Scegli CAF CGL. Giuro, prima che la prossima stagione finisca manderemo in onda la trasmissione che non avete mai visto, cioè che è quella che facciamo durante la pubblicità. Fuori onda. Perché è la meraviglia delle meraviglie. Vabbè, la giallappa si riprendeva le sue. Tre cose particolari in questo blocco di trasmissione. La prima, un regalo non so fino a quanto gradito per Riccardo Silvestri. No. Non so cosa sia. San Mourinho, direi che questa qui è. Giovanni ha fatto un lavoro, stampatelo e portalo a casa. Questo andrebbe ricapitato a casa Zhang. Sicuramente, credo che sarà a casa Silvestri. Secondo, un tentativo di viperaggine di Gabriele Calderon, che non lo è d'animo, ma che ci prova. Perché volevi, hai detto vorrei essere cattivo per dire che? No, sul discorso della Juventus. Perché l'hai fatto in pubblicità. Sì, so che sei convinto di averlo fatto, ma l'hai fatto in pubblicità. Bene, perché questo è come un bar alla fine, no? Se vogliamo, in pubblicità. No, allora, io siccome credo a volte in queste congiunzioni astrali, sì, come tanto piacciono a te, visto che Allegri traballa, no? Sì. E Conte ancora all'Inter gli dice di no, vi è corteggiato dalla Roma, ma dice ma forse vediamo, il mio sogno, ha detto a Sport Mediaset, certo, oggi il mio sogno è lo United, ma non è che torna alla Juve e magari vuole far meglio di Allegri e dimostrare che lui è il numero uno e che Allegri alla fine ma è stato solo cosa ha fatto Conte alla Juventus? Tre scudetti non sono vivi. Sì, ma in Coppa Campioni che è quella... Niente. Scudetti, alla Juve ne potrebbe importare di meno che. Però aveva... Magari vuole il riscatto. Capito? Io ci voglio vedere lungo. Appunto, vuole il riscatto della Coppa Campioni, è uno zero totale. Vabbè, aveva una squadra di scappati di casa in confronto a quella di Juve. Come avete visto, la viperata di Gabriele è arrivata a bersaglio. Terzo punto di questo blocco di trasmissione è un doveroso omaggio, un doveroso ringraziamento, ma soprattutto un gesto d'affetto nei confronti di Gaia Simonetti, che abbiamo presentato come responsabile e come colei che fa vivere l'ufficio stampa della Lega Pro, ma è innanzitutto una giornalista e una scrittrice.
Tu hai fatto anche, anche. Così tanto. Una delle ultime tue fatiche è stato un libro molto particolare, molto intimo, Lettere senza confini, giusto? Sì. Dove hai raccontato tante storie, questo l'abbiamo preso di presentazione, dove hai raccontato tante storie, dove ti sei probabilmente anche lasciata andare a ricordi di carattere personale. Personale, infatti, parte da lì. Parte da Firenze, questo libro, parte dal dolore, parte da una tazzina di caffè, Giorgio. Ho avuto un'esperienza mia diretta, di quelle che ti marchiano dentro, e che ovviamente è un dolore grosso, come la perdita di un figlio. Davanti a una tazzina di caffè ho incontrato un'altra mamma che ha perso sua figlia sotto i colpi ciechi della violenza. Un angelo biondo, si chiamava Michela, e ci siamo dette come possiamo in qualche modo dar voce a questo dolore e cercare di aiutare anche altre mamme, tendere loro la mano. Da lì poi ci siamo trovate con mamma Stefania, che racconta appunto a Lorenzo quello che sta facendo, una mamma di Amatrice, fino ad arrivare a Mantova. Quindi diciamo tutto nasce a Firenze, poi il dolore ci ha fatto conoscere altre mamme di altre città. In pratica in questo libro scriviamo lettere ai nostri figli, che abbiamo perso, raccontando il coraggio, ma soprattutto raccontando quello che stiamo facendo. Quindi mamma Paola, che va nelle scuole, ha preso il coraggio in mano, era una signora timida, e parla ai giovani dei segnali della violenza, di come si fa la lotta ad ogni forma di violenza verso le donne. Oppure mamma Stefania, che va nelle scuole a parlare anche della violenza stradale, cioè di quegli incidenti provocati da persone sotto l'effetto di alcol e droga, perché il suo Lorenzo ha perso la vita come in un incidente provocato da una persona appunto sotto l'effetto di queste sostanze. E questo libro, insomma, va letto, libro che ti invita a riflettere, e ha avuto un traguardo che abbiamo raggiunto, è la somma che abbiamo raccolto per due borse di studio. Il 1° giugno saremo ad Amatrice a consegnare queste borse di studio. Era la volontà di Filippo, un giovane che ha perso la vita sotto le macerie del terremoto di Amatrice, e per cui Stefania, la mamma, scrive nel libro, e voleva questo, era il giovane sorridente che aiutava gli altri. E quindi quando la mamma Stefania ha detto Filippo avrebbe voluto questo, noi abbiamo detto sì, ci posso stiamo. Dire una cosa? Ho un minimo di confidenza con Gaia, perché abbiamo, diciamo, condiviso lo stesso bancone della tribuna stampa. A parlare di questo libro si intravede in te una luce particolare negli occhi. L'hai scritto col cuore, credo, e non con la pena. Questo libro mi piacerebbe tanto leggerlo. Grazie. Lo dico pubblicamente. Gaia Simonetti ha vinto anche un altro premio con un'altra delle sue opere, Il tempo delle piccole cose, dico bene? Hai vinto l'Este. Sì, avanza tempo, poco tempo che ho, scrivo, mi piace scrivere, dar sfogo, insomma, al fluire dei pensieri e delle emozioni. Ho portato questo racconto breve, io sono per le cose brevi, non mi piace molto le tesi lunghe e gli scritti troppo lunghi. E così ho fatto questo concorso a Padova, ad Este, e ho vinto. Alte e quindi dame, diciamo che Firenze... Indetto dall'associazione Alte Dame. Sì, è un'associazione che... L'ho fatto questo concorso perché ha uno scopo sociale. L'iscrizione era per un'associazione di ragazzi diversamente abili, e quindi in qualche maniera davi un piccolo contributo. E il fatto che quando mi hanno premiato, l'ho detto, Firenze è sul primo gradino del podio, ecco, mi ha fatto molto piacere da Fiorentina Doc, anche perché appunto dal punto di vista tifosa purtroppo questo podio non lo vediamo mai. Avete visto che nonostante l'aridità che il mondo del calcio regala a piene mani, perché si parla di numeri, si parla di cuori dietro i portafogli, perché si parla di emozioni che comunque vengono strozzate da tutta una serie di cose, chi vive nel mondo del calcio ma mantiene l'animo intonso, puro come Gaia, riesce a fare cose decisamente superiori. È molto difficile. Decisamente grazie. Superiori, ed è stato veramente un piacere. A volte perdo le sfide con questa sensibilità. Però. Ma non credo che tu perda le sfide importanti. Ah, no, tu sei sicuramente una di quelle che l'erba la mangia fino in fondo. Non ti preoccupare, sì. Le sfide giuste non le sbagli mai. Grazie. Alleggeriamo. Grazie, Gaia. Grazie davvero. A te dello spazio. Grazie, Gabriele. Voi sapete che noi cerchiamo sempre di parlare di calcio con leggerezza, con allegria, perché siamo sempre convinti che parliamo di 22 giovanotti mutande che corrono dietro un pallone in un campo di calcio e non di sanscrito antico, come molti degli allenatori della Serie A di questo periodo vorrebbero far intendere. Per cui parliamo di fotoquizzone. Stefano Borgi e Museo della Fiorentina sono bravissimi, guardate cosa sono andati a prendere stasera. È poco fiorentino, è tanto estero stasera, è tanto estero. Estero. Estero, guarda questa fotografia qui e dimmi chi è. Falcao? Sì, e che sei?
Giocava nel Cagliari. Giusto? No. Nel Lecce no. Nemmeno. Vi dico che era una sola. Nel vero senso della parola, poverino. Era una sola. Parliamo dell'81, era uno dei, dei... Io ero all'elementare, dai. Ho capito, so che sei giovane, però... Non è una squadra italiana, una maglia così... Ha la maglia del Portuguesa. È Portogallo è del portoghese. E si chiama Eneas. È andato che a giocò nel Bologna, come bravo. Come fai a dire in pubblicità bravo. Che questo lo azzecchiamo? Perché nell'81, nell'81 si giocò in Fiorentina-Bologna 2-1, dove proprio lui segnò. Il gol dell'1-0. E qual è la novità? Fiorentina qua Santiera e tutti a casa. Qual è la novità? No, perché no, poi no, segnò no, Casagrande. L'unico gol in Italia lo segnò la Fiorentina. Bravo. Segnò Casagrande e poi Manzo. Come Gabigol con l'Inter che sì. Il Bologna. Allora, ma la cosa più importante, perché sto dico che Riccardo è un pochino favorito da questo punto di vista, perché nell'81-82 riaperte le frontiere. Esattamente. Lui, Eneas, fu uno degli 11 che arrivarono in Italia. Nome, cognome, codice fiscale degli altri 10. Sì. No, vabbè, allora, nell'81-82 quello più celebre dei cosiddetti del Pippero, vediamo come dice. Vediamo c'era Silvigno, quello della Pistoiese. Della Pistoiese. Luis Silvio. Che poi l'hai indovinato. Mm. Luis Silvio Danuello. La storia la conoscete, no? Poi arrivò Patrick Hernandez al Torino. Arrivò no, ma non quell'anno. La storia di Luis Silvio la conoscete, no? Sì. Era un parrucchiere, siccome la Pistoiese aveva preso Falcao, che poi la Roma gli disse no, non posso. E lunedì non si allenava. Lunedì non si allenava, però qualcuno dovettero prendere e presero Luis Silvio. Qualche altro nome? Falcao della l'ho detto prima. Casagrande. No, Falcao va bene. Poi un altro bel giocatore. Dimmi la nazionalità. Sono stranieri. Aspetta. Austriaco. Proasca. Bravissimo. Olandese. Giocò nel Torino. No. Libero. Era un nome che era tutto un programma perché ci giocavi sopra. Quello lì. Van de Corput. Perfetto, Van quello è meraviglioso. Un grande libero del Napoli. Kroll. Vedi che è preparatissimo. Bertoni. Mi mancava. Ma sempre in chiave fiorentina, quell'anno arrivò uno che alla Fiorentina sta qui. Davvero? Da avversario, sta qui. Qui. Platini. No, peggio. Peggio di Platini? La peste. Peggio, Laudrup, peggio. No. Chi può essere? No. Peggio. Sta su qui perché ha giocato in una squadra odiata e in un'altra squadra odiata. Liam Brady. Sì. Il famoso rigore di Catanzaro nell'81. Quando all'epoca il calcio lo seguivo. Ora non riconosco più. Neumann, te lo ricordi, sempre il Bologna. E poi arrivò la perla dell'Avellino che poi finì nell'Inter. Juari. Come fai a dimenticarti? Con Barbadillo facevano la coppia. Meraviglioso. Avete visto quanto... Vabbè, dai, non impiegare più su lui. Giugno 82 allora, ci fu la perla grossa che la portammo sotto la torre. Jorge Luis Washington Caraballo. Meglio perderlo che trovarlo. Quello fu veramente. Facciamo un accordo. Silvestri, quando c'è foto Guizzone tra me e Stefano, non viene. Vabbè. Perché sennò ci scommesso la scommessa. Abbiamo giocato. C'è le risposte qua, non lo vedi. Ci siamo divertiti. Spero che vi siate divertiti anche voi a casa. Grazie soprattutto a Stefano Borgi e al Museo della Fiorentina, perché senza di loro questo momento di serenità di trasmissione difficilmente viene vissuto. Parto con i ringraziamenti a Stefano Ballerini, Firenze Viola grazie Super Sport. Che weekend fai? Grazie, onorato di cosa far fai parte. Vedere? Cosa fai? Cosa tu segui? Posso? Devi. Alle 3 Florencia Orizzonte di pallanuoto. Alle 4. Ma di quando? Domani? Domani sabato. Alle 4 Medice Mogliano di rugby. Alle 6 in tacca e a stacca Florencia Lazio di pallanuoto e Lucca Florence di basket femminile. Cosa vuol dire in tacca e a stacca? Facciamo un po' di qua, un po' di là. Il nuovo termine tipicamente televisivo. Alle 9 c'è la Fiorentina Basket contro Juve Cremona, playoff, gara 1. E questo è solo domani. A San Marcellino. Aspetta, ma diciamolo ai tifosi viola di venire a San Marcellino. Calderon e Caselli in cronaca fino a che non arrivo da Lucca. E domenica, poi dopo finale regionale. Under 15, pallamano da Folloni, che è la finale della Serie B. Poggibonsi Tavarnelle, che se vinciamo, Tavarnelle ha una squadra in A1 di pallamano sotto l'egida Siena Handball e una squadra in A2 maschile sotto l'egida Tavarnelli, dove io sono
lo è sponsor principale. È un fenomeno, perché solo ricordarseli tutti è già merito questo. Ciao Gabriele Caldirola, labroviolo.it. A tutti e buonanotte. Grazie. Se ti volessero vedere arbitrare, dove vengono a vederti? Domenica mattina, va, lo dicono, non me ne frega niente. A Badia Settimo. Ultima giornata dei giovanissimi regionali, turno di riposo. Cioè non arbitri. No, certo che arbitro, però turno di riposo in confronto alla seconda categoria. Benissimo, benissimo. Grazie a Gaia, grazie Simonetti. A te, grazie. Grazie buonasera. A Riccardo Silvestri. Grazie, grazie come sempre a Greta Beccaglia. Ciao Greta. Ciao Giorgio, ci vediamo domani sera dalle ore 20:30. Benissimo così, sigla e a domani sera per Inter Juventus, che non so a chi interesserà, però noi la seguiamo.